E allora gli ho detto, mi faccio bionda, coi boccoli. L'aria svampita quella già ce l'ho. Ah, oggi dobbiamo parlare di Arlecchino. Sono Serena, benvenuto in questo nuovo video di Bricomaghi. Oggi parliamo di una maschera tradizionale tipica della commedia dell'arte, poi del teatro dei burattini. Squillo di trombe, stiamo parlando di Arlecchino. O Arlecchì, come dicono a Bergamo. Si tratta di una maschera, appunto bergamasca, molto molto conosciuta e celebre in ambito lombardo, ma non solo, perché è famosissima in tutto il mondo. Arlecchino nasce nel 1500 ed è, da un punto di vista del carattere, del personaggio, dell'aspetto, intriso di cultura non soltanto bergamasca, ma anche di cultura francese, popolare francese. La sua carriera teatrale è affidata a Zanganassa, che era un attore sul quale non si sa ancora di preciso quale nome reale attribuirgli. Parliamo di Alberto Gavazzi oppure di Naselli, comunque conosciuto come Zanganassa. Arlecchino arriva nei teatri come il giullare, come il saltimbanco che salta, che porta allegria all'interno delle corti, infatti sicuramente, pur essendo nato nel Cinquecento, come personaggio, come solarità, è sicuramente molto vicino a quello che succedeva nelle corti medievali, al divertimento appunto legato alle piazze dei paesi e delle città. Per cui Arlecchino ce lo dobbiamo immaginare mentre percorre queste strade cittadine, sempre saltando, sempre con l'allegria che lo caratterizza, un po' anche con la sua sciocchezza. Non so se lo sapete, ma la maschera di Arlecchino ha ispirato anche il personaggio del Joker, l'acerrimo nemico di Batman. E poi, sempre ad Arlecchino, è dedicato un premio che si chiama l'Arlecchino d'Oro. La prima volta che fu assegnato nel 1999, il premio fu consegnato a Dario Fo. Ed è appunto un premio che si dà agli attori che si sono distinti per essere stati un po' arlecchineschi, cioè per aver portato in giro un pochino quest'idea dell'attore giullare. Dell'attore soprattutto, e questa è una caratteristica importante di Arlecchino, multilingue, perché appunto egli è intriso di cultura francese e non solo di cultura bergamasca. Per cui è sicuramente un personaggio celeberrimo del nostro teatro, della commedia dell'arte e poi del teatro dei burattini. Famosissimo il duetto con Pulcinella, non possiamo dimenticare quanto siano divertenti Arlecchino assieme a Pulcinella, per cui andate a teatro, andate a vedere il teatro dei burattini, il teatro delle maschere e andate a ridere con Arlecchino e con Pulcinella. Il vestito di Arlecchino di Gianni Rodari. Per fare un vestito ad Arlecchino ci mise una toppa Meneghino, ne mise un'altra Pulcinella, una Gianduia, una Brighella. Pantalone vecchio Pidocchio ci mise uno strappo sul ginocchio. E stenterello largo di mano qualche macchia di vino toscano. Colombina che lo cucì fece un vestito stretto così. Arlecchino lo mise lo stesso, ma ci stava un tantino perplesso. Disse allora Balanzone, bolognese, dottorone, ti assicuro e te lo giuro che ti andrà bene il mese venturo, se osserverai la mia ricetta. Un giorno digiuno e l'altro bolletta. Ciao, alla E vabbè, prossima! dai, però almeno la parrucca bionda, quella me la potrei mettere.